insieme una torta con ricotta e fragole, una torta perfetta per la stagione primaverile. Anzi, io vi consiglio di prepararla e di portarla alla scampagnata di Pasquetta, sarà perfetta. Ve la faccio vedere. Eccola qui. Il segreto per non far andare a fondo le fragole? Il segreto è utilizzare uno stampo abbastanza largo. Io ne ho utilizzato uno da 26 cm di diametro. Il motivo è semplice. Quando l'impasto cresce, sommerge le fragole perché le fragole sono pesanti e rimangono là dove stanno. Se invece noi utilizziamo uno stampo sufficientemente largo, l'impasto crescerà non soltanto in altezza ma anche in larghezza, per cui le fragole verranno leggermente sommerse ma continueranno a vedersi. Quindi avremo una torta leggermente più bassa, però più bella. Quindi 26 cm di diametro, altrimenti se volete farla più piccola è buona lo stesso, però magari le fragole non si vedono. Bene, adesso vi faccio vedere come prepararla e poi torniamo qua per assaggiarla insieme. Iniziamo. Com'è? Buona. Ciao.